Buongiorno a tutti, benvenuti a una nuova puntata di Dottor Covid, l'esperto risponde in diretta e oggi l'argomento di oggi è Covid e cuore. E a rispondere con noi Simone Savastano, cardiologo del San Matteo di Pavia e giornalista Ettore Mautone che si collega dalla Campania. Se avete delle domande sull'argomento potete mandarci un WhatsApp al 324-6327-587. Oppure per quelli che ci seguono su Zoom, scrivere sulla chat di Zoom o scrivere sotto la diretta Facebook che va in onda. Grazie ai nostri ospiti, grazie di esservi collegati e chiedo al dottor Savastano, Covid e cuore, un argomento di interesse che riguarda molte persone, ma quali sono i rischi per le persone cardiopatiche? Prego, se vuole accendere il microfono. Buon pomeriggio a tutti, grazie dell'invito, è un piacere rispondere alle vostre domande. Cercheremo di fare un po' di chiarezza su questo tema, più che mai di attualità, e per cercare di aiutare poi i telespettatori a capire bene queste cose. Allora, il legame tra Covid e cuore è un legame molto intenso, che si è chiarito nel tempo, perché ricordiamoci che noi abbiamo dovuto imparare a curare e a conoscere una malattia al tempo stesso, per cui quando si sono presentati i primi casi molto poco si sapeva di questa patologia, per cui i suoi aspetti, i suoi risvolti, i legami con i vari organi si sono scoperti man mano che si curavano i pazienti. E il legame tra Covid e malattie cardiovascolari è diventato sempre più chiaro per una serie di aspetti. Noi siamo stati i primi dal San Matteo, siamo stati i primi a documentare, ad esempio, nella prima fase della pandemia, un aumento degli arresti cardiaci extraospedalieri che andava di pari passo con l'andamento dell'epidemia. E ovviamente abbiamo cercato, oltre a documentare questo fenomeno, abbiamo cercato di darne una spiegazione. Le spiegazioni che abbiamo trovato più plausibili erano sostanzialmente diverse. Beh, innanzitutto, il fatto che si manifestasse con una patologia prevalentemente respiratoria poteva avere poi delle conseguenze anche cardiache. Ricordiamoci che il cuore è un muscolo e, come tutti i muscoli, per funzionare ha bisogno di sangue ben ossigenato. Se una patologia polmonare causa una scarsità di ossigeno nel sangue, anche il cuore, poveretto, ne risentirà e potrà alterare il suo funzionamento o addirittura smettere di funzionare. Per cui alcuni casi di arresto cardiaco sono stati spiegati, giustificati da una profonda mancanza di ossigeno e quindi una sofferenza del cuore. Poi altri elementi che sono venuti via via più chiari con l'inizio della pandemia è stato, ad esempio, un aumento dei fenomeni tromboembolici durante l'infezione, come se l'infezione stessa attivasse i meccanismi della coagulazione e rendesse più probabile la formazione di trombi, cioè di grumi di sangue che potevano ostruire la circolazione del sangue nelle arterie e anche nel cuore. E quindi una, diciamo, maggiore predisposizione all'infarto poteva essere alla base di questo aumento degli arresti. Poi anche le medicine stesse che sono state usate perché ritenute efficaci nel trattare il Covid potevano avere degli effetti proaritmici. Ricordiamo che in quella fase molti pazienti venivano gestiti a casa perché purtroppo negli ospedali non c'erano posti e non era possibile accettare tutti i pazienti che avevano contratto il Covid. E quindi l'utilizzo di certi farmaci a casa potrebbe aver esposto a rischi anche di aritmie, che sono, diciamo, dei problemi all'impianto elettrico del cuore che possono in qualche modo poi sfociare anche in un arresto cardiaco. E queste, diciamo, sono le cause più legate all'infezione, all'interessamento del cuore nell'infezione. Ad esempio, è stato anche dimostrato, sempre da noi a San Matteo, come il virus potesse entrare nelle cellule cardiache e dare un'infezione del cuore che si chiama miocardite. E anche questa poi poteva complicarsi con aritmie e con arresto cardiaco. E poi c'è tutto il grosso capitolo dei problemi legati al cuore, non direttamente dovuti alla pandemia, ma dovuti al virus, ma allo stato di pandemia. Ricordiamo, ad esempio, che molti pazienti non volevano e non vogliono tuttora recarsi in ospedale perché avevano paura di contrarre l'infezione. E quindi è ovvio che pazienti con cardiopatie croniche, che avevano quindi bisogno di controlli periodici
potevano essersi complicati a casa e quindi aver avuto problemi non strettamente legati alla presenza del virus, ma allo stato di pandemia. Quindi tutta una serie di fattori ha intrigato, intrecciato i rapporti tra il Covid e il cuore. Ricordiamo che quindi il consiglio è, per chi ha delle patologie, di continuare a fare i controlli medici in tutta sicurezza. Questo è un messaggio che va lanciato. Assolutamente, assolutamente sì, soprattutto in questa fase dove ormai abbiamo fatto tesoro degli insegnamenti della prima ondata, adesso possiamo assolutamente essere sicuri, ma già lo eravamo nella prima ondata, ma adesso ancora di più, essere sicuri che negli ospedali ci sono percorsi dedicati che tengono ben separati i pazienti Covid dai pazienti non Covid, quindi i pazienti che accedono al pronto soccorso o ai nostri ambulatori non hanno alcun rischio da correre, quindi possono essere sicuri, tranquilli, possono accedere seguendo le istruzioni del personale e non corrono nessun rischio, anzi il rischio potrebbe essere molto più alto stare a casa e non fare i controlli, non recarsi in ospedale e non seguire le cure e le raccomandazioni che diamo. Ettore Mautone, prego. Sì, intanto buongiorno a tutti. Sì, questo aspetto della malattia di Covid-19 rispetto ad un danno al sistema cardiovascolare è emerso sin dalle prime fasi di questa pandemia, quando si è capito che il quadro clinico era un po' multifattoriale, con un'infiammazione multiorgano che a volte prendeva i reni, a volte il cuore, quasi sempre i polmoni, con una polmonite interstiziale, ma anche il cervello. E quindi diciamo l'aspetto che poi tra l'altro si esprimeva con questo quadro tromboembolico è diventato uno degli elementi più perniciosi della patologia e della difficoltà di trattare. Da quello che un po' si è capito anche in questa seconda ondata, ci sarà stato forse un adattamento, ma i quadri multiorgano, di patologia multiorgano, si sono ridotti e ci sono, almeno da quello che è un po' il nostro tastare il polso dal punto di vista informativo, ci sono soprattutto quadri che invariabilmente si manifestano con una polmonite interstiziale. Ciò detto, però, c'è da dire che sempre dalle cronache è emerso, sia in questa seconda ondata che nella prima, la possibilità che anche chi dimesso e guarito dalla malattia poi nel follow up e nelle sequele andasse incontro, sembra, con una maggiore frequenza sia a ictus che ad infarti, e questo magari è una cosa che possiamo chiedere al professore. Prego professore, se vuole rispondere alla domanda. Certo, ma allora consideriamo che qualunque infezione l'organismo si trovi a combattere è uno stress, no? A maggior ragione se è una patologia multisistemica che interessa appunto più organi contemporaneamente. Per cui il cuore, essendo l'organo che deve supportare l'attività di tutto il corpo, quando si trova a dover combattere un'infezione, ovviamente è sottoposto ad un lavoro maggiore. E molto spesso il paziente, appunto, come dicevo prima, con cardiopatie croniche, con lo scompenso cardiaco cronico, possono andare incontro a instabilizzazione del compenso, cioè possono andare incontro allo scompenso cardiaco proprio perché il cuore, che normalmente riesce a trovare un suo equilibrio, sottoposto allo stress aggiuntivo di un'infezione multisistemica, appunto come quella del Covid, può non avere la forza sufficiente per dare all'organismo le energie che ha bisogno e quindi può andare incontro allo scompenso cardiaco. E questo è quello che è successo a tanti pazienti ricoverati appunto per scompenso durante la fase della pandemia. E poi c'è proprio l'effetto diretto sul cuore, come si diceva, in quanto tutti i virus e in particolare il coronavirus riescono a penetrare in tutti gli organi, a differenza dei batteri che invece possono essere più specifici per alcuni organi e colpire alcuni e non altri. I virus invece hanno questa capacità di infilarsi in tutti i parenchimi, in tutti gli organi del corpo e quindi dare quadri multisistemici, anche cardiaci. Molto bella è stata l'immagine pubblicata su una importante rivista europea del virus proprio dentro le cellule cardiache, a dimostrare come possa entrare e possa manifestare il suo ruolo di agente patogeno anche a livello cardiaco. Una domanda che ci è arrivata: tutte le persone con patologie cardiache o cardiovascolari sono ugualmente a rischio?
o dipende dal tipo di patologia? Allora, chiaramente la risposta più comune in medicina è dipende. Dipende perché ovviamente sotto il nome di cardiopatia o più genericamente ancora di patologia cardiovascolare rientrano una serie di patologie più o meno gravi. Si va dalle semplici aritmie come la fibrillazione atriale, ad esempio, che è una patologia molto comune, a cardiopatie molto complesse con disfunzioni cardiache importanti, e quindi è ovvio che generalizzando si rischia di dare dei messaggi un pochino fuorvianti. È ovvio che chi soffre di cardiopatie minori o di problemi cardiovascolari minori come la semplice ipertensione o aritmie non pericolose per la vita, è ovvio che è meno a rischio rispetto a pazienti con uno scompenso cardiaco cronico, una bassa frazione di eiezione, cioè una bassa funzionalità del cuore, che invece sono ovviamente molto, molto più a rischio. Purtroppo c'è da dire però che abbiamo visto anche persone completamente sane, cioè senza comorbidità, senza problemi particolari, avere anche esiti infausti dell'infezione da Covid. E questo meccanismo non è del tutto chiaro, quindi anche persone purtroppo senza problemi di salute particolari hanno avuto poi esiti infausti. Quindi a maggior ragione chi ha problemi cardiologici è un pochino più a rischio, e lo è ancora di più chi ha problemi invece seri di cuore. Una domanda che ci è appena arrivata: il Covid può causare problemi cardiaci in una persona sana? Allora, come vi dicevo prima, sì, può causarli perché abbiamo visto casi di miocardite da Covid, quindi una espressione principalmente cardiaca di un'infezione, un'infiammazione delle cellule cardiache. Queste infezioni virali a livello del cuore, se non sono molto estese, non danno grandi problemi. Il paziente poi ha un buon recupero e la funzione del cuore molto spesso non ne risente. Però ci sono casi di miocarditi invece molto gravi, proprio dovuto al fatto che l'estensione dell'infezione e dell'infiammazione è molto estesa, e questo va a compromettere la funzione del cuore. Però ecco, non è la presentazione classica. Ecco, sì. Mentre sono cardiopatico e dopo pochi minuti che tengo la mascherina inizio a sentirmi male. Come posso fare? Questa è una bella domanda, perché noi tutti abbiamo provato a mettere mascherine, a volte ne mettiamo anche due, per essere più protetti, ed effettivamente si respira più a fatica. Io mi ricordo le prime volte che a me piace fare le scale, non prendo l'ascensore in ospedale, le prime volte che facevo le scale con la mascherina si sentiva molto la differenza. Per cui immagino che un paziente che già fa un po' fatica a respirare per via della sua cardiopatia, con la mascherina abbia qualche difficoltà in più. Però il consiglio è comunque di metterla, perché altrimenti si esporrebbe ad un rischio maggiore. Prego, Ettore Mautone. Sì, dunque sostanzialmente è esattamente quello che dice il professore. Quello che abbiamo visto in questi mesi è anche alcuni casi di pericarditi, non solo di miocarditi, pericarditi anche in soggetti giovani. Qui a Napoli è morta un'insegnante di mezza età con una pericardite fulminante, che poi si è visto essere affetta da SARS-CoV-2. Quindi l'imprevedibilità di questo virus è sicuramente uno degli elementi che mette un po' in ginocchio la rete della prevenzione, perché come è stato ben detto non esiste poi un target specifico. È chiaro che le persone più anziane, che hanno patologie pregresse e che quindi soffrono di più di patologie croniche, essendo più deboli, sono più esposti ad una maggiore letalità. Diciamo che è come se dovessimo fare una corsa massimale per un chilometro. Una persona giovane è in grado di farlo, e una persona più anziana non può sostenere questa corsa. E quindi però c'è anche questo aspetto che io volevo chiedere al professore. Cioè, si è parlato appunto del fatto che il virus infetta le cellule del miocardio, i miociti, e evidentemente c'è un effetto lesivo diretto da parte del virus che va come parassita endocellulare obbligato a infettare delle cellule appunto esposte al virus. Però mi chiedevo se è più importante questo aspetto o l'aspetto infiammatorio, cioè il fatto che l'attivazione del sistema immunitario che reagisce contro tutte le cellule che risultano infettate poi dia luogo ad una lesione del muscolo cardiaco in funzione del fatto che il sistema immunitario
per tentare di diciamo, distruggere il virus sia con anticorpi immunocomplessi sia con cellula, quindi con immunità cellulomediata, non sia poi diciamo, un riflesso di questo meccanismo. Mentre invece Andrea ci chiede, quest'estate ho avuto un infarto, sono particolarmente a rischio? Allora, cercherò di rispondere a tutte e due le domande. Sicuramente l'aspetto infiammatorio è quello che amplifica il danno tantissimo, ad esempio anche a livello polmonare, quello che poi fa precipitare, quindi trasforma la polmonite in ARDS, cioè in insufficienza respiratoria severa, è proprio questo quadro di infiammazione fuori controllo che a fin di bene, quindi per cercare di risolvere il problema, però purtroppo distrugge il tessuto dove sta avvenendo la battaglia, insomma il campo di battaglia. E un po' la stessa cosa succede anche a livello cardiaco. Il virus di per sé, come dicevo, i virus riescono a penetrare in tutti gli organi, ma non è detto che tutti gli organi poi diano poi l'espressione della patologia. Quando il sistema immunitario, per cercare di difendere l'organismo, attacca tutto, anche le cellule che non dovrebbe attaccare, ovviamente lì si manifesta il problema. Infatti miocardite, come tutte le parole che finiscono con ite, danno un'idea dell'infiammazione, quindi è proprio il processo infiammatorio che è quello dannoso e che può causare danni. In merito alla seconda domanda, il telespettatore che ha avuto un infarto, anche qui col termine di infarto si intendono un'ampia gamma di manifestazioni cliniche. Ci sono infarti piccoli, di piccolissime dimensioni e che non interessano tutto lo spessore della parete del cuore, e infarti invece molto estesi, molto grandi, che interessano buona parte del ventricolo di sinistra a tutto spessore. E quindi è ovvio che maggiore è stata l'entità dell'infarto e maggiore sarà il rischio in caso di patologia. Quindi anche qua bisogna cercare di non terrorizzare tutti i pazienti che hanno avuto un qualche problema di cuore. Ovviamente chi ha avuto piccoli problemi di cuore ha un piccolo rischio, chi ha avuto grossi problemi di cuore ha un rischio più grande. Certo, grazie. E poi anche le patologie connesse, perché magari... Certamente, è ovvio che pazienti più anziani, che spesso hanno più patologie, quindi non solo cardiache ma anche respiratorie, renali, neurologiche, è ovvio che sono più esposti ai rischi di una patologia sistemica come può essere il Covid. Pazienti che magari hanno solo la cardiopatia ma non hanno mai avuto problemi respiratori, neurologici e renali, è ovvio che possono affrontare la patologia meglio e quindi avere meno rischi. Una domanda arrivata è: cosa devo tenere presente se soffro di ipertensione arteriosa? Quindi immagino che voglia chiedere come curarsi eventualmente oppure come preservarsi dall'infezione. Allora, per quanto si sa, l'ipertensione arteriosa ovviamente non aumenta tantissimo il rischio di complicazioni dovute al Covid. Quello che invece si è visto è che molto spesso ci sono sbalzi pressori, cioè mentre la terapia cronica dei pazienti funzionava e magari riusciva a tenere valori pressori controllati, quando il paziente poi si ammala e quindi acquisisce l'infezione, spesso si hanno delle alterazioni sia verso l'alto, quindi verso crisi ipertensive, ma anche verso il basso, quindi abbassamenti molto importanti, tanto da dover sospendere la terapia antipertensiva. Per cui il consiglio che si può dare è ovviamente seguire le norme generali che si danno a tutti e magari misurarsi la pressione qualche volta in più, perché può essere necessario un adeguamento della terapia o addirittura la sospensione. Questo ovviamente per i pazienti che vengono ospedalizzati viene fatto di routine, perché i parametri vitali vengono misurati più volte al giorno. Magari chi rimane a casa e viene gestito dal medico di base o a casa tende a non misurarsi tanto spesso la pressione. Quindi il consiglio che possiamo dare è proprio questo, di monitorare non solo la saturazione ma anche la pressione un pochino più costantemente. Tornerei su questo argomento. Per una persona che ha il Covid e non viene ospedalizzata e ha dei problemi cardiaci, lei che consigli dà? Beh, allora, adesso grazie al fatto che abbiamo imparato dalla prima ondata e l'organizzazione ospedaliera è sicuramente già stata più pronta, si tende a ospedalizzare un po' di più rispetto a prima, perché ovviamente prima ci siamo trovati nella situazione di avere subito un grande numero di malati e pochi posti letto ovviamente. Adesso invece
il sistema è più organizzato e quindi si lasciano a casa tendenzialmente i pazienti che con buona probabilità non avranno problemi anche a stare a casa. Il cardiopatico col Covid tendenzialmente, a meno che non abbia una cardiopatia molto lieve, tendenzialmente viene ospedalizzato, proprio perché potrebbe essere un paziente con, che può dare qualche sorpresa in più. Se si ritiene che possa stare a casa è perché le norme classiche e i suoi suggerimenti che segue normalmente, la sua terapia cardiologica che segue normalmente, può essere sufficiente. Ovviamente la massima attenzione ai, a comparsa di sintomi o di peggioramenti di sintomi preesistenti, per cui al minimo dubbio ovviamente ricontattare il 112 o il medico di famiglia, insomma, per avere un consiglio. Prego, Ettore Mautone. Un altro aspetto interessante, secondo me, potrebbe essere quello della riabilitazione cardiologica, cioè dopo un infarto, anche o comunque dopo sequele conseguenti a una infezione da Covid, quanto può incidere nel recupero della funzionalità cardiaca con insufficienza post pericardite o post miocardite, per esempio? Se, quali sono i margini di recupero? Ma allora, normalmente anche al di fuori della pandemia e anche i pazienti che hanno un infarto pur non avendo il Covid, spesso consigliamo un periodo di riabilitazione. Noi collaboriamo molto con i centri di riabilitazione proprio perché è importante che il paziente non torni fin da subito alla vita di tutti i giorni, ma segua un periodo, diciamo, intermedio in cui viene riabilitato alla vita normale, però in un ambiente un pochino più protetto, come comunque un ambiente ospedaliero. A maggior ragione i pazienti con il Covid non devono riprendersi solo dall'infarto, ma anche dall'infezione. E a volte abbiamo visto pazienti che richiedono veramente tanto tempo per tornare ad un equilibrio e alla loro vita normale. Per cui sicuramente la riabilitazione è importante. Ovviamente le miocarditi hanno tempi di guarigione non troppo lunghi, soprattutto se sono miocarditi modeste, e anche la pericardite normalmente in qualche settimana si torna a posto. Però la riabilitazione ha sicuramente un ruolo ed è sicuramente da consigliare. E anche qui bisogna insistere un po' col paziente, perché a volte succede che il paziente, per paura di prolungare la degenza in ospedale e quindi per paura poi di contrarre il Covid in ospedale, voglia andare a casa precocemente. Questo è un consiglio invece di seguire le raccomandazioni dei medici e se consigliano una riabilitazione di farla, perché è importante. E purtroppo in questi mesi abbiamo ricevuto tanti messaggi di persone che interrompevano le terapie, facevano delle terapie fai da te. Invece il consiglio che dobbiamo dare di nuovo è di attenersi alle cure prescritte dal medico e quindi non ricorrere a terapie fai da te. Beh, questo è un consiglio che mi sento di dare sempre, al di là della pandemia. Ovviamente in questi periodi un po' di incertezze si sente un po' tutto il contrario di tutto, si legge tutto il contrario di tutto, e per cui può succedere che i pazienti seguano delle indicazioni non sempre precise. Bisogna sempre tenere presente che le terapie sono personalizzate, per cui non è detto che una terapia che va bene per un paziente vada bene anche per un altro. Per cui il rischio delle terapie fai da te durante la pandemia o comunque in generale è quello di assumere di farmaci non adatti o al dosaggio non adatto, per cui i consigli dei medici sono sempre da seguire, insomma. Mentre dal pubblico ci chiedono: posso contrarre di nuovo l'infezione dopo la guarigione da Covid-19? Si può ricontrarre? Purtroppo sì, purtroppo sì. Abbiamo visto casi anche tra colleghi e quello purtroppo può succedere, perché si potrebbe non aver sviluppato una protezione anticorpale sufficiente dalla prima esposizione, tale da permettere una immunità in caso di secondo contatto. E questo purtroppo è vero, per cui è bene sempre, anche chi ha già avuto l'infezione, non abbassare la guardia, mantenere sempre le distanze, seguire sempre le raccomandazioni, indossare la mascherina. Darei la parola a Ettore Mautone per le conclusioni. Prego. Sì, grazie. Beh, le conclusioni possono essere che, diciamo, questa malattia ci ha insegnato che è meglio non prenderla, perché anche i guariti hanno, diciamo, qualche problema, soprattutto quelli che hanno la malattia purtroppo in forma severa. Sono una minoranza, però
è fondamentale, diciamo, la prevenzione, continuare a tenere duro, quindi il messaggio che può giungere è quello di continuare a proteggersi con, certo è ormai un anno che siamo in una situazione di difficoltà e non è facile tenere duro per così tanto tempo, anche chi è abituato a proteggersi, a tenere mascherina, a non frequentare locali o mezzi di trasporto affollati e tutte queste misure, o a lavarsi spesso le mani, a un certo punto non ce la fa più. Considerando che siamo nel pieno dell'inizio di un piano vaccinale che nell'arco di alcuni mesi, speriamo nell'ambito di questo anno, porterà alla vaccinazione di massa di praticamente tutta la popolazione, dobbiamo anche dopo vaccinati, io ritengo, per questo altro anno essere molto attenti e cercare di confinare questo virus nell'ambito di un processo che gradualmente dovrebbe portarci a convivere poi con un virus che diventerà più o meno, da quello che si comprende dagli studi anche pubblicati di recente, né più né meno di quello che è più o meno il raffreddore provocato da almeno 3 o 4 coronavirus molto simili, cugini stretti di SARS-CoV-2, che avendo, diciamo, un ostacolo determinato dall'immunità di gregge, dal fatto che tutti sono appunto vaccinati, il che non significa che non sono in grado di portare il virus e quindi di farlo riprodurre a bassa intensità, diciamo, consenta a questo virus di non replicarsi troppo, di non circolare troppo e gradualmente di essere un compagno di viaggio dell'umanità, come lo sono stati tanti altri coronavirus nella storia appunto della nostra specie. Allora, io ringrazio Simone Savastano, ringrazio Ettore Mautone, grazie mille per aver partecipato, e ai nostri telespettatori do appuntamento a lunedì per una nuova puntata di Dottor Covid. Arrivederci, grazie a tutti. Grazie a voi, arrivederci.